Percorrendo via Sant'Isaia in uscita dalla città, si incontra a sinistra l'elegante portico antistante la ex chiesa di San Mattia, in continuità con quello dell'omonimo monastero che ospitò le monache domenicane fino al 1799. Custodi della chiesa di San Luca, esse risiedevano in origine nel romitorio del Monte della Guardia. Nel 1254 si stabilirono in un convento subito fuori Porta Saragozza, distrutto nel 1357 durante gli scontri tra i bolognesi e i visconti. Si rifugiarono allora presso la parrocchia di Sant'Isaia in alcuni edifici di loro proprietà, che ampliarono nel tempo fino a costituire il grande complesso monastico di San Mattia. San Mattia fu un importante luogo di devozione cittadina. Narra la leggenda che il 5 luglio 1433 ospitò l'antica tavola raffigurante la Madonna di San Luca nel suo primo viaggio dal Colle in città. Quel giorno la Vergine, implorata di arrestare la pioggia incessante da mesi, immediatamente riportò il sole a Bologna. Da allora la venerazione dell'immagine della Madonna di San Luca divenne un fatto collettivo per la cittadinanza. Iniziarono gli annuali trasferimenti a Bologna, mentre si moltiplicavano i pellegrinaggi dei fedeli sul monte, tanto che nel 600 si decise la costruzione del lunghissimo portico di collegamento tra la città e il santuario. A San Mattia la sacra icona sostò ad ogni discesa in città, dal 1476 al 1798. Le offerte dei fedeli portarono grande ricchezza alla chiesa, che fu ricostruita nel 1588 e poi rimodernata a metà del Settecento, e venne paragonata dai contemporanei ad una pinacoteca, dove si potevano ammirare una tela del Tintoretto, un dipinto di Guido Reni e uno di Innocenzo da Imola, oltre ad opere di noti pittori come Giacinto Giglioli, Pietro Facini, Tommaso Laureti e Gabriele Ippolito Ferrantini. La fortuna del complesso monastico delle Suore Domenicane cessò con la soppressione degli ordini religiosi operata dal governo napoleonico nel 1799. Da quel momento ebbe inizio una decadenza durata due secoli. La chiesa di San Mattia, nelle sue forme attuali, fu iniziata nel 1575 su disegno dell'architetto Antonio Morandi, detto il Terribilia, e con la direzione di Giovanni Morandi. Ma la nuova fabbrica invadeva il tracciato della via Sant'Isaia, provocando le proteste dei cittadini. Toccò all'architetto Pietro Fiorini, autore a Bologna anche delle chiese di Santa Maria della Carità e di San Barbaziano, aggiustare il progetto originario fra il 1580 e il 1588. Nel suo taccuino si legge: «Così feci demolire la facciata, che era alta piedi 15, e ridussi in squadro la chiesa, e drizzai la strada con fare un portico, senza demolire la chiesa, perché vi erano 8 capelle, in modo che il reggimento e tutta la città restò soddisfatta dell'opera mia». A Pietro Fiorini si deve anche lo snello campanile in muratura di mattoni a vista, con le alte finestre a bifora, coronate dal timpano triangolare. La facciata, semplice e quasi spoglia nella parte superiore, risultò arricchita in basso dal portico a tre arcate, sotto cui si apriva il semplice portale con lunetta affrescata, affiancato da due porte laterali. Oggi quella sinistra porta ad un locale soprastante, che era in origine la cantoria, da dove le monache di clausura assistevano alle funzioni. L'interno, una vasta aula 744 metri quadrati non ortogonale al portico, a navata unica con 4 cappelle per lato e abside poco profonda introdotta da un grande arco trionfale, venne illuminato da 4 finestre rotonde e 2 serliane nell'alzato centrale e da un grande oculo in facciata.
La chiesa fu consacrata il 25 settembre 1588. Nel XVII secolo, Carlo Cesare Malvasia, nella sua opera Pitture, sculture ed architetture delle chiese, luoghi pubblici, palazzi e case della città di Bologna, ricorda i rabeschi, ornati di tipo floreale dalla forte carica cromatica che ne decoravano le pareti. E Antonio Paolo Masini, nella sua guida Bologna perlustrata, racconta che nel giorno dell'Ascensione alla chiesa delle monache di San Mattia è indulgenza plenaria. La mattina di buon'ora vi è grandissimo concorso di popolo, il quale con suon di trombe e tamburi accompagna la Beata Vergine di San Luca che viene riportata al Monte della Guardia. Il prestigio di cui godeva la chiesa a metà del Settecento indusse le monache a rimodernarla. La struttura architettonica non fu modificata, ad eccezione delle finestre trasformate in ampie aperture rettangolari con arco ribassato. L'apparato ornamentale e pittorico fu invece completamente rinnovato ed assunse quell'aspetto fastoso e spettacolare che ancora oggi conserva. A realizzarlo, secondo i modi della pittura scenografica della scuola dei Bibbiena, all'epoca in voga a Bologna, fu il lavoro comune di Pietro Scandellari e di Nicola Bertuzzi, contemporaneamente impegnati nella decorazione della libreria di Santa Lucia, cui si aggiunse la collaborazione di Tertulliano Taroni. Allo Scandellari si devono le decorazioni plastiche, gli ornamenti e le quadrature. Al Bertuzzi e al Taroni le figure. Le mani di Pietro Scandellari e di Nicola Bertuzzi sono ben riconoscibili nella Cappella Maggiore. Nel fregio a motivi architettonici del grande arco trionfale, sostenuto da paraste affrescate a rosoni e volute, e nella volta a botte, dove in una elaborata cornice di architetture immaginarie e ghirlande di fiori, è rappresentato il Padre Eterno, assiso in gloria sulle nuvole, fra angeli e putti che recano fiori. Nella parete in fondo, ai lati e sopra l'altare maggiore, è un complicato gioco di cornici affrescate decorate a volute e cartocci e di puttini e di vasi policromi che arricchiscono finte architetture. Nelle pareti laterali, sopra le porte dalle semplici cornici in stucco, sono raffigurati a sinistra San Pio e a destra San Benedetto. Nell'abside, lo stile del Bertuzzi appare molto più raffinato di quello che si riscontra nelle cappelle, dove le figure che compaiono nelle pareti e nelle volte, fra stemmi, finte nicchie con vasi di fiori e motivi vegetali, sono caratterizzate da un modo più semplice, quasi popolaresco. Complessa è la decorazione della seconda cappella laterale sinistra, dove sono rappresentati tre episodi della vita di alcuni santi domenicani, incasellati in ricche cornici a motivi architettonici a tramtoil. A Tertulliano Taroni è attribuita la decorazione della terza cappella di destra, caratterizzata da colori più pacati.
Nella controfacciata si aprono le gelosie della cantoria, inquadrate da conchiglie, volute e festoni di foglie. Al centro resta una annunciazione seicentesca inserita nell'architettura di una bifora tamponata. Con l'arrivo delle truppe napoleoniche a Bologna e la soppressione degli ordini religiosi nel 1799, la chiesa fu isolata dal monastero, venduto a privati e divenne di proprietà demaniale. Sussidiaria per qualche tempo della vicina parrocchia di Sant'Isaia, fu poi sconsacrata. Girolamo Bianconi, nella Guida del forestiere per la città di Bologna, testimonia che nel 1820 la chiesa di San Mattia conserva integro il suo patrimonio, di cui oggi restano solo un'annunciazione di Domenico Tintoretto, trasferita in Pinacoteca, l'Adorazione dei Pastori di Pietro Faccini, collocato dal 2001 nella chiesa di San Giovanni Bosco, e il Transito di San Giuseppe di Giacinto Giglioli, esposto nella chiesa di San Martino. Nel 1865, però, Michelangelo Gualandi la indica ormai abbandonata e ridotta ad uso di magazzino. All'epoca una scala posta nell'abside portava a due soppalchi di legno che triplicavano lo spazio già vasto dell'interno. L'utilizzo improprio provocò i primi irreparabili danni. La trasformazione in autorimessa nel corso del Novecento completò il disastro. Le cappelle furono chiuse fino a mezza altezza da tramezzi di mattoni e adattate ad officina per l'elettrauto, il carburatorista, il gommista. Al centro della navata trovarono posto il lavaggio e il parcheggio. Andarono così in frantumi gli altari e l'antico pavimento, si persero tutte le decorazioni a meno di 2 metri da terra e uno strato di polvere, di fumo e di grasso ricoprì le pareti. A riscattare la chiesa di San Mattia dalla devastazione materiale e dall'oblio della memoria fu impegno della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, che a partire dal 1970 elaborò un progetto di recupero per farne un ambiente adatto allo svolgimento di manifestazioni culturali. I lavori iniziarono nel 1981 e interessarono prima l'aspetto strutturale. Il tetto fu rifatto, mantenendo l'originaria tipologia alla bolognese, a capriate e travi in legno con soprastante tavolato e manto in coppi. L'interno fu liberato da tramezzi e soppalchi. L'esterno fu riportato ad un antico colore bianco rintracciato in facciata e nei fianchi sotto la rossa tinteggiatura ottocentesca. Il campanile fu consolidato. Nel 1988 prese avvio il ripristino dell'apparato decorativo e delle finiture, operazione delicata e complessa per la compresenza di materiali e tecniche artistiche differenti e di varie epoche storiche. Nell'abside e nelle cappelle le decorazioni settecentesche erano ancora leggibili. Nella navata, sotto gli strati di tinteggiatura, si intravedevano i resti delle decorazioni cinquecentesche. L'intonaco era fatiscente in molte zone. Le opere plastiche di stucco e di pietra presentavano rotture o mancanze ed avevano perso l'originaria policromia. La situazione era tale da rendere impossibile qualsiasi forma di pur timido ripristino e l'intervento fu limitato a criteri rigorosamente conservativi, condotti con estrema cautela per ripulire le pareti, rimettere in luce parti della decorazione più antica, evidenziare le serliane e gli oculi dall'elaborata cornice dipinta. Il pavimento, sotto il quale si celavano le tombe delle monache, fu rifatto in cotto, in omaggio alla tradizione bolognese e padana. Il colore chiaro e il tipo di posa hanno creato un appoggio neutro,
capace di ricollegarsi alle varie parti senza prevalere sulla ricca policromia delle decorazioni. Il restauro, ultimato nel 1994 e condotto totalmente a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha consentito a restituire a Bologna una delle più significative testimonianze architettoniche del tardo Cinquecento e del suo apparato decorativo. Esempio perfetto di come il progetto di restauro architettonico possa assumere le caratteristiche di un processo che, pur mettendo al centro la tutela e la conservazione del bene, sia in grado di valorizzarlo con nuove funzioni corrette e compatibili. Con nuove relazioni verso gli attuali contesti urbani e territoriali, la ex chiesa di San Mattia è entrata fra le sedi del progetto Architettura di Bologna 2000, Città Europea della Cultura, all'interno del quale ha ospitato eventi internazionali, accomunati dall'intento di favorire la ricerca in architettura. La ex chiesa di San Mattia oggi è sede di esposizioni, incontri, convegni dedicati all'architettura, all'urbanistica, al design, all'arte contemporanea, allo stato del patrimonio storico, architettonico, artistico, paesaggistico del territorio emiliano-romagnolo, entrando a pieno fra gli spazi più richiesti a Bologna per le manifestazioni culturali. Il notevole interesse scientifico e divulgativo degli avvenimenti ha attirato un pubblico numeroso e diversificato, con il doppio risultato di restituire a Bologna un gioiello architettonico dimenticato e di contribuire alla riqualificazione di via Sant'Isaia, una strada del centro carica di storia cittadina, ma per troppo tempo esclusa dalla vita sociale e culturale della città.